È stata una delle mete più ambite in Sicilia per il turismo isolano e che ha visto la presenza di tanti turisti. L'isola di Lampedusa, quella che si sta vivendo al momento presso la maggiore delle Pelagie, come si vede anche dalle immagini di Ferragosto, un'isola sotto il punto di vista sanitario tranquilla, che non si sono registrati casi di Covid se non da parte degli immigrati arrivati, ma che desta preoccupazione da parte del sindaco Martello. Ma non abbiamo fatto nessuna festa per evitare gli assembramenti, però come si dice, per ora riusciamo a resistere, a dare il nostro meglio a coloro i quali ci vengono a visitare. E siamo quasi un'isola sicura. Certo, può sempre succedere l'incidente di percorso, però fino ad oggi possiamo dire che contrariamente in altri posti stiamo resistendo e che Lampedusa continua ad essere un'isola sicura. No, Lei si sente da solo? questo non significa niente essere da solo. Il problema è che sono argomenti e problemi talmente più grossi di noi che se non c'è una reazione, se non c'è la partecipazione corale da parte del governo, praticamente uno si sente non solo da solo, ma anche abbandonato. Però in un momento così di confusione, poi c'è sempre qualcuno che non la usa. No, noi ci affidiamo al senso di responsabilità di coloro i quali arrivano a Lampedusa. Devo dire che la stragrande maggioranza delle persone osservano le regole, però c'è una piccola parte che continua a non osservare le regole. Non si sente solo il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, costretto ad affrontare da un lato le emergenze dovute al fenomeno dell'immigrazione che non si riduce affatto, nonostante le del governo nazionale, ma intanto fa un appello al presidente Conte di stare più vicino all'isola e intervenire direttamente da Roma, visto che Lampedusa rappresenta la prima frontiera dell'Europa. Ma i segnali sono sempre, diciamo, di collaborazione, però alla fine il fenomeno è diventato insostenibile e quindi c'è bisogno di interventi straordinari sull'isola di Lampedusa, sia dal punto di vista delle forze dell'ordine, sia dal punto di vista dell'impegno del governo nei confronti di Lampedusa. Una situazione così difficile non può essere vista e ragionata solo ed esclusivamente come se fosse la normalità delle cose. C'è bisogno di un intervento, ma anzi molto veloce, da parte del governo. Credo che oggi lancerò un annuncio nei confronti del Presidente del Consiglio, perché deve essere direttamente il governo ad intervenire su questo fenomeno. Sì, è un momento difficile, nel senso che continuano gli sbarchi da un lato e dall'altro lato cerchiamo di mantenere, come si dice, in ordine le cose per riuscire a limitare i danni. La Lampedusa è sempre bella, questo lo sappiamo, solo che la presenza di questo virus si sta mettendo in serie difficoltà. Perché c'è molta gente spaventata, c'è molta gente poi che se ne frega e quindi mantenere in ordine le due cose è un pochettino difficile.